non sono immagini del Milan martellante del finale scorsa stagione, quella dello scudetto, ma di ieri. La prova Real di Bergamo promuove infatti i rossoneri, che spingendo 70 minuti su 90, stroncano l'Atalanta ben al di là del punteggio, 2-1. L'armata madridista, insomma, mercoledì potrebbe correre i suoi pericoli contro la squadra di Sacchi, che infilata dopo appena 4 minuti dal nerazzurro Nicolini, agile e scaltro nello sfruttare un rimpallo favorevole, dimostra subito scioltezza di gioco e capacità di reazione, qualità indispensabili appunto per fermare al Bernabeu i super attaccanti di Benacker. Baresi, tutti dicono, ed è vero, che sei in una forma mostruosa, è vero che a Madrid vuoi marcare da solo Butragueño, Sanchez, Martin Vázquez, Schuster? No, non scherziamo. Oppure... non scherziamo. Per passare il turno di Milan deve fare una grande partita e giocare in 11 come sappiamo giocare, quindi dovremmo andare là perché loro hanno grandi campioni e solo col gioco e con l'unione come si può superarlo. Mentre Van Basten conferma la sua plastica eleganza, che si vorrebbe però unita a una maggiore rabbia nelle conclusioni, Evani ritrova il suo sinistro volante che, oltre a regalare al Milan l'1-1, promette di sfruttare anche a Madrid. A Bergamo c'è anche Berlusconi, accompagnato dallo stilista Trussardi, e il suo sogno o speranza è tutto spagnolo. Mi basterebbe ripetere le squali quest'estate. Cioè un... 3-0 abbiamo vinto con Real Madrid, a Madrid. Dovesse togliere un uomo a Real? Sicuramente Michel. L'Atalanta, che dopo la seconda sconfitta consecutiva teme di compromettere la sua ammirevole corsa alla zona UEFA e le troppe voci di mercato legate soprattutto al futuro di Mondonico forse stanno disturbando i bergamaschi, nella ripresa fallisce due occasioni, mentre sull'altro fronte Gullit, finalmente in campo, appare ancora all'80% della forma, anche se la grinta non gli manca. A decidere l'anticipo di campionato è così il regale Rijkaard, che è impiegato come regista al posto dello squalificato Ancelotti, pronto comunque a rientrare mercoledì, sollecita qualche domanda ad Arrigo Sacchi. Abbiamo visto un Rijkaard spettacoloso a centrocampo, non spiace vederlo giocare mercoledì di nuovo in difesa? Sì, è vero, Rijkaard è un grande giocatore, ma lui ha avuto anche il premio come uno dei migliori giocatori degli europei giocando in difesa. Credo che per lui sia un grande vantaggio poter giocare in due ruoli, così è più difficile che perde il posto. Io non credo che sia una sfida del secolo né dell'anno, è una partita importante. Noi ci è capitata una squadra che forse è la più difficile fra le quattro che ci potevano capitare, dobbiamo veramente superarci. Io credo che loro abbiano forse qualche cosa in più di noi a livello tecnico ed individualità, noi dobbiamo avere sicuramente qualche cosa in più di loro a livello tattico e di gioco. Rijkaard dal canto suo fa il diplomatico, per me basta giocare, mentre Van Basten accetta la sfida di Sanchez e Butragueño, poi gli auguri del comico cantante del momento. Conoscete questo signore che è abituato a spostare il Real Madrid? Avete visto come sono alti? Oggi abbiamo spostato l'Atalanta, fra pochi giorni sposteremo anche la squadra spagnola.